Come nasce il progetto del manichino con i lividi? Il progetto nasce da una collaborazione con Vivian Westwood. Si voleva fare un qualche cosa che lasciasse un segno in questa occasione particolare, in questa celebrazione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Si è pensato quindi di fare un ambient utilizzando proprio un'icona per il linguaggio della moda, il manichino, e volutamente l'abbiamo usato per portare un messaggio che solitamente è esattamente il contrario di quello che succede nella moda. La moda è sublimazione, sogno, noi abbiamo invece voluto mettere in vetrina quella che è la realtà, purtroppo, per una donna su tre in Italia. Quindi è proprio volutamente il voler affrontare, non tacere, uno di quei problemi che affliggono tantissime persone nel nostro paese e nel mondo. Quanto è importante che la moda sia al fianco di questo progetto? Molto, sicuramente molto. In Italia abbiamo iniziato a celebrare questa occasione dal 2005 e noi pensiamo che la moda in questo senso possa contribuire a dare voce a questo messaggio. E qual è l'auspicio per il futuro? Beh, noi ovviamente ci auguriamo che questi numeri, una donna su tre vittima di violenza, vadano a scendere. Purtroppo sappiamo che negli ultimi anni le percentuali sono andate ad aumentare, e questo lo troviamo un segno veramente pericoloso, e vorremmo veramente l'anno prossimo ritrovarci qui e fare un evento di questo genere, sempre per sensibilizzare, ma augurandoci di avere delle migliori notizie. Grazie mille. Grazie a voi.